Siamo entrati nella grande settimana santa, un tempo speciale che ci prepara a vivere la Pasqua di Gesù. Il Vangelo di oggi è un Vangelo molto bello, dove Gesù innanzitutto incontra degli amici e altre persone che sono a cena con Lui. Quando c'è Gesù è la fraternità che caratterizza la sua presenza. Egli rompe gli schemi di coloro che lo vogliono mettere a morte, quei ritualismi spesso sterili, e apre alla fraternità, che è una delle caratteristiche della nuova comunità di Gesù. Ma ancora, quando è presente Gesù, sia i suoi gesti che i gesti che altri fanno su di lui sono gesti abbondanti. Lo rivela il gesto di Maria, che unge i piedi di Gesù con molto profumo. Lo rivela, per antitesi, ciò che Giuda dice, tirandosi fuori da quella relazione di amore totale che deve caratterizzare il discepolo del Signore. Lo rivela anche l'Evangelista, quando ci racconta che Gesù non era da solo, ma c'erano altri invitati alla festa e soprattutto che molta gente stava accorrendo per vedere chi era questo maestro che stava cambiando le sorti del suo popolo. Ed infine, ciò che questo Vangelo oggi ci dice è che quando Gesù è presente avvengono delle conversioni, avvengono dei cambiamenti profondi in chi lo incontra, dei cambiamenti che non sono per teorie, per idee, ma direbbe Benedetto XVI, per attrazione. È vedendo e ascoltando le parole e i gesti di Gesù che la nostra vita può cambiare, stando vicino a Lui. Che siano questi giorni santi, giorni di fraternità, di una fraternità e di una preghiera abbondante che possa veramente convertire un po' il nostro cuore e la nostra vita. Buona Pasqua!